Ciao, sono Enzo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto più volte e di cui riesco a fare video soltanto adesso, per cui parliamo di stampa fotografica e ancora più nello specifico di come preparare le nostre fotografie per essere appunto poi stampate. E lo vediamo dopo l'intro. Ok, premetto che suppongo ci siano diversi modi per preparare i file per la stampa. Io vi faccio vedere più che altro il sistema che utilizzo io in genere e spero che vi possa tornare utile. Per cui adesso andiamo a vedere intanto al PC. Io la prima cosa che faccio dopo aver lavorato il file RAW in Lightroom, per cui dopo aver fatto tutte le impostazioni, insomma, quelle che mi interessavano, vado semplicemente a esportare, vado qui in alto a sinistra su file, esporta. Per cui la prima cosa che faccio semplicemente è salvare l'immagine nella migliore qualità possibile, per cui appunto lascio qualità 100 e soprattutto la risoluzione, di cui parliamo tra un po', lasciatela a 300 ppi e attenzione appunto che siano pixel per pollice e non pixel per centimetri. Io in questo caso avevo scattato in Adobe RGB e in questo momento lascio in questa maniera. Dopodiché in fondo dove dice post elaborazione semplicemente seleziono apri in Photoshop, dopodiché esporta. Per cui in questo momento semplicemente l'immagine verrà aperta in Photoshop con tutte le modifiche che avevo fatto prima al file RAW. Adesso la prima considerazione da fare se vogliamo stampare le nostre fotografie è quella di capire il tipo di profilo colore migliore che possiamo utilizzare. In realtà il profilo colore lo potremmo già modificare anche da Lightroom, però io in questo caso preferisco farlo da Photoshop per tutta una serie di passaggi che vi faccio vedere tra un po'. Come vi dicevo, io questa immagine l'ho scattata in Adobe RGB, ma la cosa che dobbiamo andare a fare sicuramente è quella di convertirla in sRGB. Questo perché in genere il profilo sRGB è il profilo standard che utilizzano le varie stampanti, e se lasciamo che sia la stampante quindi a fare, diciamo, il lavoro di conversione, ci ritroveremo con delle fotografie già con dei colori sfalsati, per cui è meglio che andiamo a fare, diciamo, questa operazione noi direttamente in Photoshop. Adesso, sempre parlando di profilo colore, ci sono un paio di considerazioni da fare, ovvero intanto specifico che stiamo parlando di stampe fotografiche, per cui su carta fotografica e attraverso delle stampanti pensate appunto per la stampa fotografica, mentre per gli altri tipi di stampa che potrebbero essere ad esempio dei volantini, delle brochure eccetera, bisogna considerare che in quelle situazioni invece il giusto profilo colore sarà CMYK, che in genere è il profilo colore utilizzato per questo tipo di stampe, come anche su stampe su materiali particolari eccetera. E questa è una cosa che vi conviene chiedere appunto dalla persona dal quale andate a stampare, che sicuramente vi saprà dire se appunto stampa in sRGB oppure in CMYK. E vi ripeto, il profilo CMYK più che altro viene utilizzato magari per brochure, ma anche stampe magari su materiali particolari eccetera, mentre su quello che riguarda proprio la stampa su carta fotografica sRGB rimane il modello standard. Altre considerazioni riguardo il profilo colore che avevo fatto cenno qualche video fa, nel cui avevo fatto la collaborazione con Sal Digital, vi dicevo appunto che in quel caso, per cui nel momento in cui andate a scegliere magari di stampare le fotografie online, magari nel sito trovate proprio i profili colori che sono appunto i profili ICC, dal quale in quel caso potete semplicemente scaricarli, applicarli alla fotografia che avete scelto di stampare, e in quel caso sarà ancora più fedele proprio il risultato che potete ottenere. Per cui tornando adesso in Photoshop, quello che posso fare è andare qui in alto a sinistra su modifica e in fondo troviamo converti in profilo. Da qua mi basterà andare per cui in profilo e andare a selezionare in questo caso sRGB. E una volta dato l'ok l'immagine sarà appunto convertito in sRGB. Adesso invece per quanto riguarda la risoluzione di stampa dobbiamo fare riferimento a quella che è la risoluzione, e questo fondamentalmente dipende dal tipo di macchina fotografica che abbiamo, dal sensore che monta e dai megapixel che ha. E questo lo possiamo andare a vedere appunto qua da Photoshop, per cui ci basta andare su immagine in alto a sinistra, mettiamo dimensione immagine, possiamo vedere già che questa immagine è grande 4820 pixel per 7223. E sempre su questa finestra, più in basso possiamo vedere, se abbiamo selezionato in centimetri, la larghezza e l'altezza a cui possiamo stampare questa fotografia, in questo caso alla massima risoluzione che è appunto 300 dpi. Adesso appunto vi dicevo, riguardo la risoluzione è una cosa davvero importante per quanto riguarda la stampa fotografica. Qualche tempo fa ho fatto pure un video riguardo il come salvare al meglio le fotografie per il web, vi lascio il link qui sotto in descrizione se non l'avete ancora visto, in cui appunto vi dicevo che la risoluzione migliore per quelle che sono le immagini per il web è 72 dpi. Per cui lì, diciamo, una risoluzione molto bassa perché i monitor, insomma, leggono quella. Mentre per quanto riguarda la stampa, la massima risoluzione che riusciamo per cui a percepire con l'occhio umano è proprio quella di 300 dpi. Per cui salire oltre 300 dpi sarebbe abbastanza inutile. E attraverso queste informazioni so che posso ottenere, diciamo, la massima qualità di questa stampa appunto stampando a una dimensione di circa 60x40 cm. Questo vuol dire che se mi mantengo in queste dimensioni, per cui una stampa di 60x40 cm, avrò proprio il
il massimo della qualità possibile in termini proprio di definizione, qualità eccetera, proprio dal mio file digitale. Ma questo ovviamente non vuol dire che non possa fare delle stampe ovviamente più piccole, ma addirittura anche più grandi, per cui del 60x40, mantenendo comunque un'ottima qualità. E adesso, considerando che 300 dpi è per cui la migliore risoluzione possibile per la stampa, diciamo che se scendiamo intorno ai 200-150 massimo dpi, comunque possiamo avere comunque anche delle ottime stampe. Adesso, come vi dicevo, le fotografie che voglio stampare alla fine preferisco poi aprirle qua su Photoshop, una volta lavorato ovviamente, perché attraverso l'utilizzo di questa finestra potrò praticamente andare a dare le misure esatte di quella che sarà la stampa, ed è una cosa che secondo me torna molto utile appunto nel caso in cui vogliamo fare delle stampe particolarmente grandi. Perché, come dicevo, questo file potrei stamparlo alla migliore risoluzione appunto per circa 60 cm x 40, ma se io la vado a portare ad esempio a 100 cm, per cui ad esempio qua verrebbe all'incirca 1 x 70, in questo caso quindi vado proprio a aumentare quelle che sono le dimensioni del file. Infatti qui l'altezza in pixel mi passa da circa 7200, adesso è passata a più di 11000, e in questo caso comunque lasciando una risoluzione pari a 300 dpi, che adesso in questo caso non è reale ma sarà fittizia, e adesso vi spiego il perché. Intanto do l'ok. Adesso questo procedimento, diciamo che, passatemi il termine, va un po' ad annacquare insomma quelli che sono i pixel reali, perché va praticamente ad aggiungere dei pixel che non ci sono a quelli praticamente già esistenti. E comunque, facendo questo procedimento di qua, senza troppo esagerare ovviamente con l'immagine, perché se andiamo a più che raddoppiare magari l'immagine, poi andiamo a perdere magari troppa qualità. Per cui la comodità di fare questa operazione in Photoshop, appunto questa interpolazione, è di vedere, diciamo, comunque un'anteprima di quella che sarà appunto l'immagine ingrandita. E quello che possiamo fare in certi casi è eventualmente quello di andare a aumentare la nitidezza, il contrasto e altre regolazioni. Perché diversamente, se voleste comunque stampare una fotografia più grande, diciamo, di quella che è la sua risoluzione originale, l'interpolazione è una cosa che verrebbe comunque fatta dalla stampante, diciamo, della persona dal quale andate a stampare. Mentre in questo caso, come prima, siamo noi ad avere comunque il controllo, per cui possiamo andare a fare degli eventuali aggiustamenti. Ma vi ripeto, comunque questa è un'operazione che va fatta nel caso in cui vogliate spingervi con delle stampe particolarmente grandi. Perché una volta fatte le modifiche, per cui di conversione in sRGB, se è appunto una stampa fotografica, ed eventualmente l'interpolazione, insomma i vari aggiustamenti eccetera, insomma potremo semplicemente salvare l'immagine e sarà pronta appunto per essere stampata. Adesso, per quanto riguarda la stampa vera e propria, consideriamo che ci sono almeno due metodi che possiamo utilizzare per stampare le fotografie, ovvero il primo appunto quello di stampare online, mentre il secondo è quello di andare proprio da uno stampatore. Adesso, per quanto riguarda la stampa online, come vi dicevo, ad esempio nel caso del sito Saldigital ci sono appunto i preferiti colori ICC, che in quel caso vi consiglio di utilizzare, perché appunto lavorando a distanza quello sarà un modo per essere più sicuri di avere delle fotografie insomma con dei colori più fedeli possibili. Mentre per quanto riguarda la stampa offline, per cui andare proprio dallo stampatore, diciamo che se vi affidate a un buon negozio sicuramente vi darà la possibilità di fare, diciamo, dei provini di stampa. Questo perché in generale quello che vediamo nel nostro monitor poi difficilmente va subito a combaciare con quello che possiamo vedere poi nel risultato finale proprio della carta stampata. A parte il fatto che ci sarebbe poi tutto un discorso da fare sul tipo di carta sul quale andiamo a stampare, perché lì da carta baritata, carta lucida, satinata eccetera, ogni tipo di stampa ovviamente ha delle caratteristiche diverse, e anche solo parlando di carta baritata ci sono un'infinità di tipi di carta baritata che proprio hanno delle caratteristiche diverse l'una dall'altra, e già in questo caso incominciamo a parlare comunque di stampa fine art, per cui stampa di una certa qualità. E comunque, se avete modo, vi consiglio di sperimentare, perché secondo me la fine delle fotografie dovrebbe essere proprio quella di essere stampata, e anche nel migliore dei modi, sicuramente non tutte ma quantomeno quelle più importanti, insomma quelle che ci sono riuscite meglio. Per cui, soprattutto se avete delle stampe importanti da fare, vi consiglio di andare appunto da un vostro stampatore di fiducia e chiedere lì appunto una prova di stampa. In genere i negozi seri la fanno, perché è una cosa utile e senza il quale non possiamo sapere il primo risultato effettivo. È una cosa che vi consiglio di fare nel momento in cui andate a stampare magari delle fotografie, è di fare una prova anche magari con una versione più chiara e una leggermente magari anche più scura di quella che è il file originale. Questo perché in genere la stampa su carta in genere tende a essere meno luminosa rispetto a quello che può essere quello che vediamo ovviamente sul monitor, che appunto è retroilluminato. Però vi ripeto, questo è un discorso magari generico, va effettivamente poi provato con le prove di stampa su carta. Ok, anche per oggi è tutto, spero di avervi dato magari qualche spunto utile, perché anche qui l'argomento è abbastanza vasto, già soltanto per quanto riguarda i tipi di carta da utilizzare si potrebbe fare probabilmente un video a parte, ma spero intanto di avervi dato qualche suggerimento che potete mettere da subito in pratica. Per il resto, se vi è piaciuto il video lasciate un like e condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video. Ciao!